Questo dolce è delizioso, si prepara in meno di 10 minuti, è perfetto naturalmente per la colazione, risulta soffice, profumatissimo e umido allo stesso tempo. Se non trovate il latticello al supermercato o al negozio di prodotti bio della vostra città, potete tranquillamente sostituirlo con la stessa dose di yogurt, oppure fate un mix di yogurt e latte, sempre però ad ottenere la stessa quantità di latticello. Spero che l'idea vi piaccia, fatemi sapere se usate già il latticello nei vostri dolci e mi raccomando seguitemi su Instagram dove ci possiamo sentire tutti i giorni. Iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto e lasciatemi un like, un commentino per farmi sapere cosa ne pensate di questa nuova preparazione. Ed ecco la ricetta. Come prima cosa, nella mia solita ciotolona unisco il burro a pomata, cioè morbido a temperatura ambiente, con lo zucchero. Io ho utilizzato zucchero di canna. Lo lavoro con le fruste fino a ottenere una crema morbida. A questo punto unisco un uovo alla volta, mescolando bene e pulendo i bordi della ciotola per non perdere nemmeno un grammo degli ingredienti. Continuo così fino a terminare tutte e tre le uova. A parte unisco alla farina il bicarbonato e un pizzico di sale e mescolo bene per amalgamare gli ingredienti. Unisco la buccia del limone, mi raccomando che sia bio. Aggiungo i semi di vaniglia. Setaccio nel composto metà della farina e la lavoro bene. Aggiungo metà del latticello e faccio lo stesso. Continuo così fino a finire la farina e il latticello. Do un'ultima rimestata con la spatola e trasferisco il composto nella teglia imburrata e coperta di carta forno oppure infarinata. In forno a 170 gradi per circa 35-40 minuti o finché uno stecchino inserito nel centro del dolce non esca pulito e asciutto. Lascio freddare bene prima di servire. Spero che l'idea vi sia piaciuta, lasciatemi un like se così fosse, vi ricordo di seguirmi su Instagram dove ci possiamo sentire tutti i giorni, tutto il giorno, e mi raccomando iscrivetevi al canale. Un bacione e alla prossima!